Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video shopping. Non sono al top della forma perché sono un po' influenzata, per questo mi vedete così con gli occhiali, tutta un po' così. Però oggi faremo un video dove vado a farvi vedere a prezzi scontatissimi le rimanenze del magazzino. Sto cercando di sistemare un po' il magazzino, quindi ho selezionato alcuni pezzi che volevo farvi vedere a prezzi stra scontati. Ok, aiuto, devo essere fiscale. Partiamo subito, sono tutti pezzi dal magazzino, rimanenze super scontate. Doppettino blu notte, molto basic, semplice, viene 50 centesimi, è una taglia ML, 44, 46 anche morbido, super carino come sottogiacca, come volete voi. Questa invece è una t-shirt basic di Tezenis, non riesco a capire se è di un pigiama o se per uscire, è una taglia S, grigia, con tutti questi fiorellini, viene 50 centesimi. Questa invece, ragazze, è una canotta di Zara, molto carina, nera, con tutta la parte qua sopra, con queste applicazioni bianche, questi fiorellini ricamati con le perline, e dietro a tutti i bottoncini. È quindi una blusa smanicata, viene 1,50€, taglia S di Zara. Bene, mi sono tolta gli occhiali perché non vedo niente in realtà. Allora, speriamo di non avere un aspetto sceno. Questa invece è una canotta basic di Laura Torelli, taglia L, un po' lunghetta col pizzo sul fondo, vi consiglio un 44-46, viene 1€, Laura Torelli. Questa invece è un abitino, continuerò a dire questo, un abitino basic, non capisco se è nero o blu notte, credo sia un blu notte, è una taglia unica SM di quelli che vanno portati molto semplici, così vedete, carinissimo, viene 1€, ragazze. Alcune cose le vedrete stropicciate perché erano in magazzino negli scatoloni, quindi però sono carine, le ho selezionate proprio per voi. Questa è una t-shirt basic bianca, vi consiglio una taglia XSS con queste farfalline meravigliose, viene 50 centesimi. Bellissima anche questa canotta della Subdued taglia M, gessata bianca e nera nella parte dietro, tipo crop. Vi consiglio una S anche se segna M perché la vedo piccolina, quindi 40-42 davanti, è tutta velata nella parte qua. Quindi è molto sexy, viene 1€ Subdued. Pensiamo anche alle taglie morbide, ho selezionato anche questa bella t-shirt rossa con questi bottoncini particolari, qua siamo sulla taglia 48, sicuramente anche morbida, viene 1€, ragazze. Toppettino a fascia tipo gotico, praticamente grigio, un po' sportivo, una taglia L, qua vi consiglio un 46, anche more, 46 sicuramente, viene 50 centesimi e il brand è Bokorova, una roba giapponese o cinese. Bello anche questo toppettino nero a fascia, in ottime condizioni, con tutta la parte strass qua davanti sul seno. Viene 1€, è una taglia M, 42, massimo 44. Questa è una canotta vintage della Fila, penso che sia da uomo, ma si può prestare anche per donna. 52-54 la taglia, va bene anche a 48-46 se volete portarla over, ma anche una taglia tipo la mia se volete portare queste canotte super over, viene 1€ ed è di Fila vintage. Questa ragazza invece è una t-shirt bianca puntinata, taglia unica, SM fino a 44, penso anche abbastanza morbido, viene 1€ e la trama è così, tutta nido d'ape. Canotta iperleggera di Terranova taglia S, che va bene anche come prendisol, come costume, diciamo, con questa fantasia super leggera, 50 centesimi, una S, ma va bene anche M. Questo invece è un toppettino basic della ProMod, vi consiglio una taglia media e ha il particolare di avere questo ricamo sullo spallino, viene 50 centesimi, rosa baby. T-shirt bianca SM, carina perché qua tutte le applicazioni strass e pizzo, viene 1€. Disney, ragazze, 14-15 anni, 1,70 m, vi consiglio SM con su mini, viene 50 centesimi. Questa, boh, sono stata lì un attimo a osservarla, questa t-shirt, perché solo da me possono arrivare. Allora, dovrebbe essere una taglia unica, ma vi consiglio una S perché è piccolina. Qui abbiamo Biancaneve versione bondage, vabbè, super sexy, viene 1€, ragazze, boh, vabbè. Questa, ragazze, è una blusa maglioncino molto particolare, nella sua semplicità, stile navy, gessata bianca e nera con questo fiocchetto sulla manica, SM, fatta così, e dietro ha tutta l'apertura, viene 1€, è bellissimo. T-shirt Primark, bianca, con queste rose e queste rondini basic, nuova con etichetta, taglia 40, veniva 2,50€ da Primark e dal baule viene 50 centesimi. Questa è una blusa di Intimissimi, molto carina, taglia S, una S morbida, tutti questi fiori davanti e dietro è basic, viene 1€. Ma voi dove andate a comprare? Cioè dovete comprare tutto dal baule a questi prezzi. Questo è un top monospalla, stile navy, bianco e blu, abbastanza lunghetto, taglia M, 44, anche 46, 50 centesimi. Questa poverina è tutta stropicciata, ma è carina, una specie di rosino lilla, t-shirt basic SS, 50 centesimi.
continuo a dire t-shirt, ma sono delle maglie. Scolla barca, verde militare, M, ma va bene, S, 50 centesimi, basic. Questa è una canotta crop della Pull&Bear, taglia L, ma direi che è una SM perché non è molto ampio, quindi vi consiglio sulla taglia 42, con l'apertura qua davanti, viene 1 euro e il collo all'americana. Elisa Landry, questa bella t-shirt con le punte, un po' stile proprio farfalla, come le farfalle che ha disegnate, viene 1 euro, molto carina, e il tessuto è tipo jersey. T-shirt verde militare di Primark, questa dice taglia 44, la vedo abbastanza piccolina, viene 50 centesimi, vi consiglio un SM. Questa è una camicetta da notte, molto carina, XS assolutamente, vi consiglierei una taglia 38 vintage, viene 1 euro, guardate che carina con questi fiorellini super carini e insomma un po' il pizzo davanti, bella per andare a dormire. Andiamo avanti, un'altra magliettina, questa è grigia con queste righette verdoni, SM anche lei, elasticizzata, con la manichina a 3/4, viene 1 euro, molto carina, basic, ma c'ha questa ricciatura sulla parte del collo, vedete. C'è anche questa pashmina, una specie di lilac lavanda, molto chiaro, quasi indaco, viene 50 centesimi, è stracarina. Il baule ha veramente troppe cose. Questa canotta invece, per tutti i gusti, è una specie di Tiffany verdino, tutta col pizzo davanti, una SM, dietro è basic, viene 50 centesimi. Sempre nei toni del verde, di Fast Fashion Extin, taglia media, questo toppettino a fascia. Una M, 44, anche morbida, super leggero con tutti i bottoncini, 50 centesimi. Gilet vintage, qua dice taglia 40, allora, secondo me, non so, sono 44, in caso ve lo misuro viene 1 euro, comunque è molto carino, rosso, leggerissimo, non so se c'è il tessuto, sì, 55 lino e 45 viscosa, molto molto carino, particolare anche da portare proprio come canotta. Questo invece è un maglioncino della Stefanel con lo scollo a B, SM, sì, tranquillamente, viene 50 centesimi, super leggero, verde militare, sì, è carino, tessuto proprio così particolare, un po' zigrinato. Ragazzi, una t-shirt crop della Zwicky, davanti è così velata con la scritta Love 33, e dietro ha tutta la retina bianca, vi consiglio una SM e viene 1 euro. Questa è una bella canotta, è grigio melange con i profili bianchi di pizzo di Avon e dice 46-48. Per me è più 46 che 48, è fatta bene perché come vedete le righe passano in un modo e poi diventano in un altro modo, come se facesse una sorta di cintura nel punto vita, viene 1,50 euro e in ottime condizioni, sembra nuova. Questa è una magliettina basic di Primark, yes you can, se tu puoi, 13-14 anni, vi consiglio una taglia S, viene 50 centesimi. Uno dei pezzi più carini di questo shopping è questo abitino della Cocca taglia S, monospalla, che meraviglia, bellissimo. E la parte qua è tipo un così, un po' stile farfalla. Questo ragazzo viene 2,50 euro di Cocca ed è un affarone per chi lo prende. Nel mentre mi sono alzata perché voglio diventare grande. Questi, niente, hanno una macchiolina purtroppo, quindi vabbè, ve li faccio vedere lo stesso, però sono macchiati, mannaggia. Calcedonia XS rosa, push up, skinny skinny. Dietro qua sulla taschina hanno questa macchiolina, quindi vengono 50 centesimi. Potete provare a smacchiarli, che secondo me viene via, o la peggio metterci un bel patch di tutti quelli vintage che vi vendo io, le trovate a GoGo. Mark taglia 42, questo pantalone vita alta, è una specie di opti, bianco e nero, super skinny, 50 centesimi, dietro così. Questo ragazzo è una specie di cargo della Souvenir, io vi consiglio, non riesco a capire bene la taglia, 46, sì, baggy, fatto così, viene 1 euro, ragazze. E qui ha questa specie di chiave di violino, non so se è una chiave di violino, vabbè, quello che è. Mi sono innamorata di questo jeans a vita alta, taglia 40 di Bershka, muccato. Mi ricorda tantissimo una gonna che avevo io vintage di Moschino, che era tipo così, ma c'era dentro anche il marrone. È stupendo, ragazze, viene 2 euro. Questa, ragazza, è una taglia 44 della Penny Black, è un pantalone stile capri, è bello. L'unica cosa è una macchiolina qua, che secondo me viene via col lavaggio, perché il bianco è super delicato, poi non vi dico le condizioni in cui erano in magazzino. Sul fondo è così, e ve lo metto per questo motivo ad 1 euro, Penny Black. Evviva gli anni 2000, Adidas, taglia 42, questa sorta di Pinocchio. Pinocchietto, è carino, cioè immaginatevelo con i tacchi, ragazze, è carino, dietro è fatto così, viene 1 euro, una taglia 42 e vanno tantissimo questi Bermuda larghi al ginocchio, sotto il ginocchio, li ho visti in tutte le salse, questo è veramente un vintage. Pantalone iper leggero di Tezenis, taglia S, rosso con la striscia stile carabiniera al rovescio,
1,50 centesimi, è super leggero ed è una S, quindi lo vedo piccolino, 38-40 vi direi. Invece è un pantalone di Zara, un po' simile al cargo, è un giallino beige, taglia 38 italiana, dietro è così, viene giù dritto, lo faccio vedere appoggiato su di me, carino, viene 1 euro. Ragazzi, invece giallo limone, è stupendo, una taglia 40, questo è da boutique, non ho allacciato tutti i bottoni ma ve lo faccio vedere perché è meraviglioso, stupendo. Il brand si chiama Tela, se volete cercarlo, sono sicura che è un ottimo pantalone. 58 cotone, 42 lino, 100 cotone, sarà lei. Vabbè, comunque viene 2,50 euro, bellissimo ragazze, taglia 40. Se è un pantalone gestato tipo stile capri, vi consiglierei un 44, è molto carino in cotone, con un po' di elastan, viene 50 centesimi dietro così. Anche questo blu elettrico, scusate, taglia 40, un bel pantalone super leggero in cotone, cioè dentro va bene, cotone 70, 25 poliamide, 5 elastan, anche questo da boutique, una taglia 40, questo picciato ma è molto carino, viene 2,50 euro, è un affarone se vi fidate di me. Questo è particolare perché è grigio con queste foglie e fiori, un po' stile baggy skinny, viene 50 centesimi e vi consiglio una taglia 40, sì, anche morbida, verso il 42. Questo invece è nero, classico, Calcedonia. Qua vi consiglio un 44, fatto così, viene 1 euro, con le tasche. Questo invece è, continuo a dire questo, color lampone di oltre, taglia 44, questo bel pantalone, colore stupendo, viene 2 euro, oltre, taglia 44, in ottime condizioni, dietro è elegantino. Sempre per i colori super, non lo so, super sgargianti e stili, taglia 40 OVS, questo skinny a vita alta, che è un fragola rivisitato, aspetta, quelle fragole caramelle, quelle grosse, con tutto lo zucchero, ecco quel colore lì, viene 1 euro ragazzi, è molto carino, bellissimo colore estivo. Altro pantalone super leggero, questo è un altro baggy col finale così, qua siamo su 46 secondo me, fatto così, viene 1 euro, molto carino, guardate la trama, baggy, tornano. Questa ragazza è una magliettina pipistrello made in Italy, molto carina, un po' stile Missoni, fatta così, SM, viene 1 euro. Magliettina Terranova taglia L, quindi vi consiglio su un 44, con questo elefantino carinissimo con il fiocchetto, viene 1,50 euro e la manichina la potete tirare su, mi piace tantissimo questa stampa qua. Questo invece è un pantalone taglia 44, un grigio beige della Blue Joint, gamba un po' morbida, viene 1 euro ed è molto carino a vita alta, dietro alle tastine così. Questo invece è una specie di pinocchietto di Armani Tint, non sapevo neanche ci fosse la linea, secondo me hanno tagliato l'etichetta, potrebbe essere un 42 morbido, viene 1 euro ed è fatto così. Sempre sui toni safari del beige molto chiaro, questo Panta Leggings della Rebecca Ross taglia S, quindi vi consiglio 40, anche 42 non esagerato, è molto carino, ben fatto, ben strutturato, che va bene come pantalone, super leggero, viene 1,50 euro. Anche questo, allora, questa è una macchia purtroppo, ma credo che venga via, della Narciso Rodriguez, quindi non mi sentivo assolutamente di scartarlo, taglia 42 rosa, è bellissimo, l'unica cosa, dietro qua c'è una macchiolina, probabilmente dovuta all'usura, all'età, non lo so, penso che venga via col lavaggio, viene 1 euro ed è di Narciso Rodriguez. Vintage, credo, bello. Boh, sembra fatto a mano, un jeans super jeans, questo è il vero jeans, di quando facevano i jeans una volta. Secondo me è un 44, questo bel abitino smanicato, dietro la zip e le zippettine anche sul fondo, molto anni 2000, viene 2,50 euro. Verde mela, H&M, H&M, taglia 40 italiana, qua si rido perché ce li avevo anch'io identici. Non so se sono i miei che sono tornati in vendita, chi può dirlo? Non credo, sono uguali comunque, vengono 50 centesimi, sono bellissimi, li avevo anch'io tipo 10 anni fa e mi piaceva quando era uscita, diciamo, tanto la vita alta, sono stupendi, io li usavo un sacco e niente, belli. Però. Questo poverino è stropicciato, ma vi assicuro che è bellissimo, è di dimensione danza, pantalone sportivo, è troppo stropicciato, però vi assicuro che è bello, mi spiace farvi delle cose stropicciate, ma purtroppo vi consiglio una taglia 38-40 più sul 40 e viene 2 euro, dimensione danza. È bellissimo, guardate quanto è stropicciato, mannaggia. Questa è una meraviglia di abito vintage di Ken Scott, leggerissimo e stupendo, la taglia non si sa, io credo che sia un 42,
Guardate che bello che è. Anche i bottoncini dietro. È un pezzo unico questo, proprio da boutique. E ve lo metto a 3 euro, ragazze. E guardate la particolarità che ha anche questi, questi ovali qua. 1 e 2. Troppo bello. Lo faccio rivedere perché merita. 3 euro, ragazze, Ken Scott. Invece ho un jeggings di H&M, taglia 42 italiana, verde militare scuro, viene 50 centesimi skinny. Ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete altri video di Svuota Magazzino, perché quel magazzino lì è un labirinto del fauno e ci sono tantissimi vestiti ovunque qua in questo negozio, devo farvi gli svuota cestini, devo farvi un sacco di cose. Oggi mi ho approfittato della memoria di un telefono non mio, perché è mia sorella che sta facendo il video. E niente, spero di avervi fatto compagnia, di avervi fatto una bella sorpresa, me lo fate sapere nei commenti o sul gruppo WhatsApp. Vi ricordo che se volete far parte di questo gruppo vendita di WhatsApp dovete scrivermi un messaggino al 348-4271-770. Vi scrivete una breve presentazione, verrete inserite e potete fare shopping. Every day, every night, everywhere. Grazie a tutte e buona continuazione e buona giornata.